Benvenuti in Kiwi. Oh, ragazzi, stiamo entrando nella casa degli orrori. Come si dice qua? Horror House, così. Horror House. E stavolta ci viene pure Mickey. Ci avrà paura. Voi ci siete mai venuti? Ragazzi, voi se ci siete già venuti, scrivetelo qua sotto nei commenti. E qui, ragazzi, purtroppo non si vede niente. Perché? Perché le luci erano veramente pochissime, ragazzi, come potete vedere da questo minimo che vedete, e le luci sono pochissime, e ci stava tipo una signora zombie che spaventava la gente. Questi invece sono gli altri zombie, e diciamo la casa era l'ambiente era abbastanza, diciamo, malmesso. E però non si vedeva niente, ragazzi. Poi una certa, il pavimento è iniziato a diventare tutto molle, è iniziato a diventare roba che veramente se stava peccate per terra. Però un po' se cagavamo sotto, perché comunque non si vedeva niente, raga, non si vedeva niente. Infatti ci stavamo quasi per perdere, raga. E però alla fine l'abbiamo fatta. È stato un po' spaventoso, però di a una certa, ragazzi, siamo persi, non sapevo più dove cazzo andare, ragazzi, siamo veramente persi. Però... Samara. Samara Google Maps. E niente, raga, mo continuiamo ad andare a fare un altro giretto qui. Mi raccomando, ragazzi, voi se venite a Cinecittà World, taggatemi nelle vostre stories. E questa poi invece è la giostra inferno, ragazzi. Bellaci. Come potete vedere da sto tizio. E qua è la giostra inferno, che purtroppo non ho fatto il video durante la giostra perché non si poteva portare il telefono a fare video, sennò me volava. Ragazzi, andiamo a fare la montagna russa inferno. Michela la vedo bella preoccupata. Ma riuscirà a battere le sue paure, ragazzi? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Io non so se riuscirò a farvi vedere un video come si sta sopra, non lo so, vediamo. Michela si sta cagando sotto perché c'ha paura delle montagne russe. Però tanto questa è tutta scura e non si vede tanto. Uguale, c'è la sensazione di vuoto, aiuto! Io ancora sotto, altri manco. Cosa deve andare da risucci? È vero, non ho potuto fare il video perché. Ma camere, raga, cioè entri. Tutto a posto, bello, viva! Metti seduto! E questa è nel vabbè, tuo. E voli, va bene. Grazie. Era bello immersivo quello di Leonardo Carlos. Niente, raga, abbiamo fatto la giostra e non ho potuto riprendere perché sennò mi cadeva tutto. Michela si è letteralmente cagata sotto. Perché, ragazzi, invece ha paura delle altezze, delle cose così, tipo montagne russe. Ed era una montagna russa, per dire, una certa. A me la parte che è scesa subito così di botto giù. Ma ha fatto sta male pure a me, effettivamente. Ha visto quando ci stava girando? Secondo me ci ha fatto pure in giro da mano. Raga, te caghi sotto, perché poi non vedi niente nemmeno. Cioè, le volte non le vedi nemmeno, e quindi te caghi sotto, raga. Quindi, ragazzi, mi raccomando, quando venite a Cinecittà World, fate questa giostra inferno. Ragazzi, ora andiamo a fare la torre, che Michela non verrà perché qua si caga proprio sotto Michela, vero? Cioè, raga, guardate dove sta la torre. Questa roba così altissima, eccola, vedete, raga? E Michela sì, c'ha paura, diciamo. Te la vuoi sentire di fare, no? Già faccio abbastanza. Cioè, raga, guardate dov'è. Ho fatto più del dovuto. E Michela non gliela fa, guarda, sali e scende, guarda. Amo, tu resta qua e fammi il video da qua, se no vai dall'altra parte, dall'altro lato. Ma non so da che parte e sarà lei riprenderà. Da che parte... Dall'altro lato, amore. Ma dipende da che parte fai, perché quello la Ah, è vero, là. Sì. Non lo so, andrà a culo, ragazzi. Noi ci vediamo più tardi, mo mi vedrete scendere dalla torre. Ora! No, raga, l'ho preso male. Vabbè. Niente, non ci ho preso. Ho sbagliato parte. Niente, raga,
la torre non gli ha fatta, ma ha fatto lei il video, anche se me l'ha fatto da dietro, ma va benissimo così. E questo invece, no, comunque raga, la torre, cioè senti proprio un vuoto sotto che te blocca così, te blocca. Ragazzi, stiamo entrando dentro al sottomarino, abbiamo pure i caschi, che se no qua è tutto ferro. E mo ve faccio vedere qualcosina, ve faccio vedere, dai, yeah. E siamo sul set di un film, U571, coro sudamericano del 2000 con Matthew McConaughey e John Bon Jovi, protagonista un sottomarino americano durante la seconda guerra mondiale. Capito ragazzi? Top originale ci sta. Vedi, ha capito? Pure sto casco. Pure sto casco è originale. Non ci credo. 1, 2, 3. Non ci credo. Ma vedi che ci sta la padella, ci sta. Grosso, cucinato, faccio da qua è fresco però. Qua dormivano freschi. Qua è fresco. Qua dormivano freschi. Siamo fatti il riposino, mamma. Qua che serve il metto. Però vedi, ah, ragazzi. Bello. Uno quanto. A morte? Non sta. Dove si è fatto? Entra dentro un blocco. Se. Ci vuole il metto. Mai. Ok, ombedico, la vera rupa di mare, sto pronta. La vera, ragazzi. Trovate infatti bussole, timoni, indicatori, direzioni, valvole, dovunque. E che abbiamo inoltre? Periscopio autentico del 1942. Non funziona più, però ai tempi se mettevi qua l'occhio, abbassavi qua e vedevi da sotto a sopra. A proposito di da sotto a sopra, togliete i caschi se volete o reggeteli un secondino. Chi vuole dare un'occhiata, non si sale, alla torretta dove il marinaio di turno andava di vedetta là sopra a scopare il nemico. Ok? Fuori. E respiriamo anche aria con la voce, finalmente. Secondo, qua sulla destra troveremo l'unico bagno del sottomarino. Ma non si può entrare, perché? Ora lo sapete. Perché c'è un cagato. Andiamo! Può essere magari, che ne so. Ma scusa. Non si vede niente. A rientra un blocco. No, di nuovo. Da uno blocco. Perché siamo il caschetto? Io mi tengo il caschetto. Vediamo che sta giunta la vera scheggia entra di blu. Con le pin-up per consolare. Ecco perché il bagno occupato. Ah, perché occupa. Ciao. Non da la mano? No, non da la mano. Poi stanno due gradini, mo. Si apriva, si tiravano fuori poggiandosi su questa specie di brandine. Evviva, solleviamoli, arriviamo al tubo.
Uno. Ragazzi, quello che avete visto è stato il set del sottomarino del film U571, credo, il set il numero, credo sia quello. E però questo è il set vero, quindi gli attori ci hanno proprio fatto il film qua dentro. Sto scelto una video da guerra. Vedi? U571. E avevo ragione. Mo' ragazzi, invece stiamo andando a vedere lo spettacolo di Fast and Furious delle macchine, dove fanno tutte le acrobazie che le macchine. Tanto qua ci stanno le fontane. Qua devo fare. Se andiamo a buttare mezza le fontane, che diciamo? Se fate le fontane, no. E niente ragazzi, mo' vi faccio vedere lo spettacolo di Fast and Furious. E questa ragazzi è il macchinone Hot Wheels, guardate quanto è gigantesco ragazzi. Ma andiamo a vedere lo spettacolo delle macchine di Fast and Furious che hanno, le hanno riprodotte. Infatti se vedete cioè, il disegno delle macchine è molto è uguale a quello del film, diciamo, da alcune macchine del film Fast and Furious. E queste ragazzi sono le sgommate, i drift che fanno ragazzi, che anch'io so fare proprio quando dormo magari. E quindi ragazzi, questo è il parcheggio bello, diciamo, che gira così al centro della piazza e va così, insomma, così che fa, mo va a retromarcia, raga, a retromarcia e così a retromarcia e tiè, ma che roba, raga, questo è nei film, ragazzi, questo è senza effetti speciali, tutto dal vivo, ragazzi, tutto live, diciamo. E sta cosa so fa pure, sta cosa so fa pure, però raga, questa la so fa pure. Se volete vi faccio un via fatto, vi faccio sta cosa, però dopo che mi pagate le gomme nuove, perché ragazzi qua le gomme fanno che bruciano proprio. Ti è, questo è il parcheggio che fa, che si usa sempre quando devi andare di corsa a cagare, quindi questo parcheggio di corsa che corre al bar. Questo invece è a due ruote, due macchine a due ruote, e che così vanno in giro, così vanno. Non so come, ragazzi, la cosa contro le leggi della fisica, perché come cazzo fai, raga, fa una cosa del genere? Non lo so, loro sono stuntman, c'è chi può e chi non può, loro può, ragazzi. E ragazzi, questa poi è la polizia che fa queste cose, queste acrobazie, tia, raga. Ma come cazzo, io non lo so, ragazzi, non lo so, cioè, avranno delle gomme strane, particolari, o semplicemente bravura, raga. Loro sono stuntman e io no, diciamo, sto a guardare, che tocca pure asfalto camano, madonna. Questi invece mostrano a fa a gara, stanno a fa, che fanno tutti i drift. Io già mi sarei schiantato contro il guardrail, mi sarei schiantato, ma va bene così, loro già possono fare, loro già fanno. E quindi raga, mo fa tutte queste sgommatone che ma ci stava una puzza di gomma, però era fantastico. Che è fantastico e me voglio fare un giro, come avete visto dall'inizio, però niente spoiler, mo ve faccio vedere sta cosa che fanno. Ci sta un mostro camion, se è vero, ci stava pure il camion la polizia a impennare, che fa a impennare un camion, un tir, raga, non lo so, raga, non lo so. E qui ragazzi, questi sono gli altri drift che stanno a fare, ragazzi, stava una cosa proprio gasatissima, al massimo erano, ragazzi. Però raga, è arrivato il momentone che però io mi voglio fare un giretto dentro ste macchine, raga, come famo? Mo ve faccio vedere, raga, ve faccio vedere. Oh,
ragazzi, mi sono fatto pure il giro, ho fatto pure il giro sulle macchine, quelle da Fast and Furious, così ragazzi. Noi mi raccomando, ci vediamo invece a un prossimo video che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un prossimo video. Voi ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!